Fabio Secchi, allenatore dell'Ossese, primo in classifica con il Forni. Oggi avete dato una bella spinta, insomma, ai rivali, li avete battuti al termine di una partita che siamo andati a gestire, e poi il gol del Forni del 2-1 vi ha messo un po' di paura. Sì, in effetti sembrava una partita sotto controllo, poi insomma quasi casualmente questo calcio d'angolo un po' ha rovinato i piani, ma abbiamo avuto anche tante occasioni, compreso un rigore sbagliato per chiuderla. E nel calcio si sa, poi basta un episodio che ti può cambiare la gara, ma per fortuna poi siamo riusciti a metterla sui binari giusti, sono arrivati i gol che la stanza meritavamo. Ecco, come Alfoni, anche voi mancavano giocatori importanti, purtroppo vuol dire Gavino si è fatto male, poi avete perso Secchi, mancava Borrosso. Siete riusciti a trovare questa formula offensiva che ha creato non pochi problemi Alfoni? Sì, sì, in effetti non avevamo il peso di Antonio davanti, di Borrosso, ma abbiamo acquisito un po' di velocità e li abbiamo sicuramente messi in difficoltà su quel piano. Però insomma gli assenti, anche loro avevano assenze importanti, le assenze fanno parte del gioco, di fortuna, quindi bisogna sempre andare avanti con i giocatori a disposizione, cercando ovviamente di ottenere sempre il massimo. Certo. Fa piacere poi vincere davanti a una cronaca di pubblico come quella di oggi, no? Sì, grazie a Dio il pubblico ci sta seguendo in maniera importante, siamo contenti perché fa piacere onestamente giocare con questo pubblico, stiamo cercando di dare soddisfazione anche come finora ci siamo riusciti. Sì, con gli altri campi arrivano risposte importanti, no? Anche le rivali cercano di mollare. Sì, ma penso che Porto Rotondo questo abbia vinto. Abbiamo vinto Dorgali, esatto. Anche Rilva. Insomma, ancora c'è tanto cammino davanti, sarà dura ogni domenica, però insomma, domenica per domenica oggi ci godiamo la vittoria, sinceramente, poi da martedì penseremo al Porto Rotondo. Che cosa ti è piaciuto di più dal punto di vista della prestazione? Ma un po' tutto, la verità, un po' tutto, perché siamo stati attenti su ogni situazione. L'unica sbavatura è stato il gol subito, però non si può pretendere la prestazione. Abbiamo creato tanto, questo mi fa ben sperare. Per chiudere, vittoria dedicata a chi? A tutti, continuo a dire a tutti, il paese, i dirigenti, i giocatori, i tifosi, tutti quanti. Benissimo, noi ringraziamo Fabio Civi, complimenti per la vittoria, per la prestazione e un grande in bocca al pubblico. Grazie, grazie.